In trasferta a Varese, la Cremonese ha concluso il campionato giocando praticamente in casa. Il tifo sugli spalti è stato di netta prevalenza grigio-rossa. L'avvio indubbiamente di marca cremonese, ma un irriducibile Varese, poco è mancato che i tifosi del Torrone e del Torrazzo rovinasse definitivamente la festa. Dopo una serie di folate cremonesi, infatti, al 28esimo l'agghiacciante per la tifoseria grigio-rossa, ovviamente rovesciata di Bongiorni, che insacca le spalle, come avete visto, di un Pionetti fino a quel momento assolutamente inattivo. La Cremonese incassa, ma si riprende e torna a premere. Al 30esimo e al 40esimo due notevoli occasioni con Vialli, ma Zunico devia in angolo, e poi con Frutti. Nella ripresa la cronaca annota ancora Frutti con questo tiro lungo. Ma ecco il baldanzoso Varese sfiorare impensatamente il raddoppio. Siamo al 48esimo con Maiellaro che raccoglie una veloce discesa di strappa, ma non riesce a concludere. Il nervosismo dilaga, Delia espelle Mazzoni e Maiellaro. Finalmente, per la Cremonese e la sua tifoseria, arriva il 75esimo di gioco che le consente, se non gli auspicati due punti, almeno il punticino dell'ulteriore speranza e di Rebonato il pareggio. Ma le emozioni non terminano. All'82esimo è il Varese, nel frattempo cresciuto, a sfiorare la rete. Pionetti dei miracoli ce la fa. Botta e risposta due minuti dopo, con questa occasione che Vialli brucia inopinatamente. Eccola. Cala il sipario, ma per rialzarsi aggiorni nello spareggio a 3.